Ecco tutti insieme i protagonisti della 27esima edizione del Premio Can Grande. In gran guardia la cerimonia di consegna dei riconoscimenti attribuiti a atleti, società, allenatori, dirigenti, sponsor, giornalisti che hanno dato lustro allo sport veronese in tante discipline, per mettere in vetrina non solo i risultati ottenuti nel 2022, ma anche la carriera. Il veronese per me è un onore, un orgoglio consegnare questi premi e dire un grazie grande a tutte quante e tutti voi che contribuite a far bene per Verona, a farci fare bella figura in giro per il mondo e soprattutto a far sentire i cittadini e cittadine di Verona accolte nel mondo dello sport. Ci sono tanti che ci accorgeremo di come lo sport davvero apre tutte le porte, abbatte le barriere, costruisce ponti, fa tutto quello che tante azioni politiche, tante promesse elettorali non riescono a fare. Quindi mi auguro. Lo reputo davvero fondamentale, quindi grazie a voi per essere qua. Buon festeggiamento a tutti. Del tennis tavolo e quindi il premio va a Federico Crosara, vice campione del mondo. Il tavolo paralimpico a Verona è una grande tradizione, questo anche grazie alla Fondazione Mente Godi che da subito, quando ha creato la sezione tennis tavolo, ha creduto nella nostra idea di creare una sezione paralimpica che nel corso degli anni si è sempre più ampliata e che, oltre, diciamo, alla parte agonistica di punta, insomma, che fortunatamente sta dando grandi risultati, si sta impegnando anche nel portare ragazzi e ragazze, signori che purtroppo hanno incontrato nel percorso della loro vita problemi di salute, a tornare a fare sport. E questo mi sembra un messaggio molto importante e sono contento, insomma, che un'istituzione così radicata nella storia della città come la Fondazione Mente Godi creda nello sport paralimpico, e per questo, insomma, sono molto contento che e spero che questo premio sia una vetrina per lo sport paralimpico sia di alto livello che di base, e che spero possa avere sempre più spazio e sempre più importanza. Prossimi traguardi l'oro e anche Parigi, senz'altro, adesso con tutta la scaramanzia del mondo, però insomma il prossimo risultato è la qualificazione a Parigi, e poi una volta che sia a Parigi, come si dice, la fame viene mangiando, quindi speriamo. Thank you all, but it's been no bed of roses.